E allora andiamo a sentire le pagelle di Jack. E via, atipiche come sempre, clima sanremese particolare, le capirete forse alla fine, ma il gioco poi è anche questo. Ci siamo. Tutti parlano del premio partito di Berlusconi, il famoso pullman pieno di meretrici. Motta rischia una denuncia per favoreggiamento della prostituzione, mettendo in campo una squadra che non può segnare. Non bastasse, Sosa si fa uccellare da Petagna e contribuisce a far sì che Ludmilla e Svetlana possano pagare la bolletta della luce. Ma il clima è da Sanremo e non da Legge Merlin del 1958. Per la cronaca, quell'anno vinse Modugno con Nel blu dipinto di blu. Skorupski propone una bella parata e poi si pone davanti a Petagna, ma il rimpallo non l'aiuta. Di Gianni Morandi, in ginocchio, da te. E torniamo a Sosa, che rimane in uno contro uno contro il bomber del Monza. Vero che un aiuto ci stava, ma se sei un bravo cantante non hai bisogno delle coriste. Di Ariete, mare di guai. Posch questa volta non segna e si nota solo quando se la prende con un giocatore brianzolo che simula in aria. Lì è grintoso come Giuliano Ferrara ad una pericena, ma non basta. Di Colapesce di Martino, splash. Quello che ci voleva era proprio il ritorno del bel calcio e Cambiaso è qui per ricordarci perché non ne sentivamo la mancanza. Spiri sia Giorgia, si rivela fra cionfoli. Di Fiorella Mannoia, come si cambia. Lico Gianni scontro un attacco più sterile di una pecora nata a Chernobyl nel 1986, rischia poco, ma oggi non spinge in attacco, mai. Di LDA, se poi domani. Dominguez e Scouten si capiscono come Madame e Anna Oxa, zero filtro centrocampo e nessuna iniziativa davanti. Di Gianluca Grignani, quando ti manca il fiato. Orsolini è stato il migliore del Bologna in una giornata in cui do 6 più solo a lui, 6 a Skorupski e Barro, 5 a Sosa e 5 e mezzo agli altri. Attualmente è il nostro Marco Mengoni, in un pomeriggio però in cui gli altri sono da karaoke. In mezzo a gente che stona la canzone del sole, lui non intona My Way, ma la differenza emerge. Mesi splendidi 3 anni fa, pessimi a seguire, ottimi oggi, proprio di Marco Mengoni, 2 vite. Ferguson finisce a fare la punta, non sa assolutamente cosa fare, esattamente come quando una donna ti dice fai quello che vuoi. Quando il mister gli dice in che ruolo dovrà giocare ci rimane male come Maria, scartando i regali dei Re Magi, capendo che era mirra. Dico la zio, non mi va. Kyriakopoulos e Abisher li accomunano in una partita assolutamente anonima. Il livello è quello dell'esibizione a Sanremo di Gian Maria, con mostro, non lo nota nessuno. Se Leopardi vedeva la loro partita, tornava ottimista. Di Elodie, 2. Arnautovic viene chiamato a salvare il Bologna come Gino Paoli a salvare il Festival. Entrambi non sono palesemente in condizione, ma dopo 60 minuti di stonature si provano 30 minuti di cielo in una stanza. In bocca però rimane solo il sapore di sale. Motta, causa infortuni, propone un assetto tattico che non dà alcun frutto, con la stessa convinzione di una donna che mette l'omino bianco in lavatrice insieme all'accappatoio blu, convinta che esca il principe azzurro. Il voto è 5,5. Chiudiamo però con una buona notizia. È finalmente rientrato a casa l'uomo uscito nel 2021 che aveva detto alla moglie torno poi quando Barro gioca bene. Di Bruno Lauzi, ritornerai.